un minuto, 30 secondi di introduzione, una dovuta proprio di ringraziamento alla scuola che mi ha coinvolto in questo progetto, che è interessante, in un certo strampo lo ringrazieremo a parte, Anna e tutti gli altri, e un altro ringraziamento a Antonella perché le mie capacità informatiche sono, diciamo, relative e quindi la precisione, la velocità, non sarei stato in grado di fare con te. Quindi davvero sono ringraziamenti sentiti e non sono dovuti. Un'altra cosa, visto che siamo in una certa presentazione, anche in Università Lateranense di Roma, in teoria insegno l'ebraico, però l'ebraico Antico Testamento, però siccome a Firenze stretto, diciamo, è finita una derivazione, possiamo dare inizio appunto alla presentazione dicendo appunto che per convenzione, perché poi dopo lo vediamo perché per convenzione, la scrittura, la lingua fenice è riservata appunto a quella scrittura alfabetica lineare a cominciare dal XII secolo avanti Cristo. Questo non si intende ovviamente verso i popoli fenici, cioè verso quelle popolazioni che vivevano non in maniera del tutto unitaria dal punto di vista politico, ogni città aveva il suo re e andava per sé, ma che vivevano insomma, nell'odierno Libano fino anche Israele, insomma, fino a sotto il Carmelo. Perché dicevo è per convenzione? Perché esistono scritture in alfabeto lineare precedenti il XII secolo avanti Cristo, ma di solito vengono denominate in maniera diversa, nonostante le proteste di Garbino, ovviamente, perché Garbino sostiene che è tutto fenicio, però diciamo è una convenzione, perché ovviamente c'è parentela, c'è rapporto, però è una lunga battaglia, non credo possiamo dedicargli tanto tempo, quindi non è che non riguarda solo la scrittura o la lingua, ma riguarda anche ad esempio gli aspetti sociali, gli aspetti politici, l'organizzazione statale, eccetera, per cui c'è una cesura tra quello che gli archeologi chiamano tardo bronzo e quello che è l'età del ferro. Per cui la scrittura fenicia viene di solito riservata all'età del ferro, cioè post quella data lì. Anche se, come vedete da questa slide, alcune lettere sono molto simili. Se guardate, questo facciamo col mouse, ma ecco, se guardate l'occhio, lo Ain, no? È molto simile alla scrittura allo Ain, questo qui, la Lamed, questa sarebbe una specie di veste che poi dopo gira, queste cose le vediamo, questo è uno dello stesso, lo Ain che però è girato di 90 gradi, con il girare di 90 gradi, la Tau, poi dopo la vediamo piano piano. Ecco, quindi la scrittura intanto ha delle caratteristiche, cioè quella di essere alfabetica e di essere lineare. E le cose non sono equivalenti, perché abbiamo visto la volta scorsa con il seminario di Salvatore che c'è una scrittura cuneiforme, quindi non lineare, e nella fattispecie anche sillabica e quindi non alfabetica. Ma esistono scritture tipo ugaritico che sono cuneiformi alfabetiche o viceversa, no? Quindi sono alfabetiche ma non sono lineari. Quindi la scrittura fenicia è sia alfabetica che lineare. Dicevo consonantica perché il fenicio è strettamente, almeno fino all'inizio, è strettamente consonantico, non usa le vocali, i segni sono rappresentano solo un suono consonantico, questo fa sì che alcuni sostengono che non sia un vero e proprio alfabeto, perché l'alfabeto, quello greco, scrive e quindi dà testimonianza anche della vocale. Questo deriva ovviamente dalla struttura linguistica, non dalla scrittura, ma dalla struttura linguistica, perché le scritture semitiche sono fatte con delle formazioni
diciamo che la semantica viene data da una radice consonantica con sopra applicato uno schema morfologico che comprende anche le vocali, quindi il contesto per uno di madrelingua, non per noi, per uno di madrelingua, diciamo è facile inserire lo schema morfologico e quindi vocalico all'interno della radice che è consonantica. Questo nelle lingue indoeuropee non funziona e quindi il greco non poteva fare una cosa del genere, quindi ha utilizzato alcuni segni che originariamente erano consonantici per trascrivere invece le vocali. Per questo dicevo i caratteri fenici, cioè la scrittura fenicia, è stata adattata, è stata accolta e adattata da molte popolazioni. Popolazioni di lingua semitica come gli aramei e gli ebrei, infatti l'ebraico e l'aramaico sono quelle più vicine, come vedete rappresentate in questa piccola immagine, dove c'è la sequenza alfabetica aramaica, la prima, l'ebraica e la fenicia, sono del VI secolo, quindi quando oramai c'è già stata una evoluzione, perché nel X secolo non c'era, nel IX secolo ancora non esisteva questa evoluzione, ma anche ad esempio dai greci, però in questo caso appunto, come già ho accennato, forse sono cose note, però vabbè, se sono note, date la pazienza. Come vedete però c'è una certa, qui in questo schema del VI secolo già si vede una certa differenza tra le tre sequenze. Ad esempio il fenicio qui è già evoluto l'alef, ma vediamo che la bet fatta con una testa a triangolo che viene mantenuta nell'ebraico, qui mantiene una forma diciamo più classica, più tradizionale, mentre invece l'ebraico tende ad avere già uno sviluppo più corsivo, che poi si vede anche ad esempio nella lamed, in questa mem, in questa nun, c'è uno sviluppo un pochino più corsivo, e invece il fenicio rimane più classico. L'aramaico invece è caratteristico perché gira le lettere un pochino e la sua evoluzione, questo poi questa è un'iscrizione su inchiostro, quindi non monumentale, e diciamo il pennello, adesso non ho... piano piano viene girato, no? Così, mentre il fenicio rimane, diciamo così, l'inclinazione del pennello. Questo fatto fa sì che, ad esempio, le linee verticali si verticalizzano di più, la testa della bestia, vedete, si apre sopra, al centro, e questo è un fenomeno comune, perché si apre anche la talus sopra, perché con il pennello messo per così è difficile fare un cerchio, è difficile fare, allora si tende nella maniera corsiva e quindi si aprono di sopra, e ad esempio i tre tratti della E si perdono, i tre tratti, perché viene fuori, diciamo, e si distillano, e anche questi si ecco l'aramaico, quindi diciamo già si evolve di più. Il fenicio è abbastanza tradizionale, l'ebraico anche mantiene una forma abbastanza tradizionale, anche se è tipico dell'ebraico queste diciamo uscite, no, del carattere, escono un po' dalla testa della dalet, esce il primo tratto della E, esce fuori. Questo zain che fa un po' la coda, questa coda qui, insomma, ha dei tratti un pochino più corti. Questo per dare, diciamo, una idea delle caratteristiche del fenicio. Noi adesso però ci fermiamo al fenicio. Ah, è stata adattata, dicevo, anche dall'alfabeto greco. La differenza maggiore dell'alfabeto greco è che quando si evolve, ovviamente scrivendosi da sinistra a destra, gira dall'altra parte, per cui le testimonianze antiche sono molto più simili, questo è il greco, questo è il fenicio, le testimonianze antiche sono molto più simili, perché poi dopo invece anche in latino, no, verranno girate le lettere, vedete, questa è la E, la Zain, questa è la Het, la Yod, la Kaf, la Amed, qui viene già girata alcune, la Mem,
Questa è una mem così, è più antica, diciamo, la scelta, il tratto, verticale, però adesso non vorrei allungarmi più di tanto. Ecco, la scrittura fenicia ha avuto diffusione in tutto il bacino del Mediterraneo, quindi iniziando dalla Matrepatria orientale, ma poi fin da subito è stata adottata appunto in tutto il Mediterraneo. Già nel IX secolo a.C. la scrittura fenicia, cioè il carattere fenicio, anche se applicata a una lingua non del tutto fenicia, viene trovata appunto in Asia Minore dalle iscrizioni di sovrani che non sono fenici, sono sovrani aramei oppure a Caratepe, eccetera, nell'Asia Minore, cioè, ma adoperano il fenicio perché il fenicio in quel momento è una scrittura di cultura, di status elevato. Poi invece abbandoneranno questa prassi dopo l'arrivo degli Assiri, perché durante il IX secolo gli Assiri si spostano, iniziano a espandersi verso la Siria, quindi faccio una questione storica, però vabbè, fa parte, diciamo, anche la lingua fa parte anche della storia, e quindi il fenicio si diffonde più sul Mediterraneo, mentre la parte siriana comincia, diciamo così, a subire l'influsso degli Assiri. Gli Assiri poi dopo hanno dei problemi interni loro, quindi durante diciamo dopo l'840 non si fanno più vivi in Siria, per cui il fenicio continua ad essere attestato da quelle parti, ma dopo nell'VIII secolo invece dominano tutta quella regione e introducono l'aramaico come lingua di diciamo internazionale di discarico, e quindi il fenicio in quelle zone non è più attestato, viceversa l'aramaico diventa attestato molto di più. Invece il fenicio, dicevo, già nel IX secolo si comincia a trovare a Cipro e poi dopo piano piano si diffonde nel Mediterraneo, Cartagine, anche se fondata nell'800 a.C. non abbiamo iscrizioni già di IX secolo, però poi dopo si diffonde e quindi assume la scrittura denominazioni diverse in funzione di dove si è diffusa. Quindi la scrittura fenicia è quella della madre patria, lungo tutto il periodo, diciamo, in cui è attestata la scrittura. Poi invece, dopo il VI secolo, nelle colonie che dipendono da Cartagine, la scrittura patisce delle variazioni di tipo corsivo e viene chiamata punica dal latino, ovviamente, viene chiamata così, quindi si denomina punica. Quando si parla di scrittura punica, quindi si fa riferimento a una scrittura occidentale, non più della madrepatria orientale, quindi né di Cipro né di, della costa del Mediterraneo orientale, ma deve essere occidentale. Alcuni adoperano il punico come in senso generico, come occidentale. In teoria non è corretto, perché alcune iscrizioni antiche dell'Occidente non hanno quelle caratteristiche epigrafiche di costilità, di sviluppo dei caratteri, e per cui sarebbe più corretto parlare di scrittura punica solo post VI secolo a.C. Dopo ci sarà un'altra evoluzione a partire dalla caduta di Cartagine nel 146 a.C. La scrittura punica viene un po' a decadere, ma nell'Africa settentrionale, quindi in Tunisia, in Algeria, eccetera, si mantiene questa scrittura, ma evolve rapidamente, quindi per la lingua madre, ma evolve rapidamente sia nella scrittura sia nella lingua, si inizia a fare uso di segni per indicare le vocali, c'è commistione anche con la lingua locale, e quindi questa nuova scrittura estremamente corsiva, poco studiata, viene nominata neopunico. No, non è poco studiata, è studiata da pochi, viene denominata neopunica. Quindi questa è una classificazione, diciamo, di scrittura. A questa classificazione di scrittura corrisponde anche una classificazione linguistica, perché ci sarà il fenicio, il punico e il tardo punico.
qui non so se si riesce a vedere, no? C'è l'evoluzione, diciamo così, presa da un libro ovviamente, da un Aleph antico al Fenicis, no? Cioè il Fenicio antico, e poi piano piano si vedono dei tratti costilizzanti con tratti qui molto più lunghi nella verticale, non so se si riesce a vedere, fino ad arrivare qua giù al neopunico, questa zona qua è il neopunico. Da un punto di vista tecnico, la lingua fenicio-punica si scrive da destra a sinistra e impiega un alfabeto di 22 caratteri che sono appunto consonantici e non comprendono le vocali. Probabilmente questi caratteri, questi 22 segni, dovevano corrispondere al repertorio fonetico della lingua fenicia. E soltanto in epoca tarda e soltanto particolarmente nei dialetti punici, quelli tardivi, i segni consonantici verranno utilizzati per indicare invece anche una vocalizzazione, cioè si inserirà o prima o in mezzo o alla fine un segno che di per sé sarebbe consonantico per indicare invece una vocale. L'alef viene adoperato per molte vocali, lo iod per la e, il vado per la u, eccetera. Questo è il repertorio, come vedete, alef, bettino, alef e non so adesso. Questo è il fenicio, diciamo, classico, è questo qua, che è molto simile anche a quello del greco. La scrittura, appunto, di solito si adoperano queste quattro fasi. Il fenicio, l'avevo già accennato, il fenicio è suddivisibile in due momenti. Il fenicio antico, quello delle piccole iscrizioni o su punte di frecce o alfabetari, l'avevamo viste qua alcune, no? Queste proprio non è, ma sono delle iscrizioni non monumentali, non lunghe, fino ad arrivare alle iscrizioni invece reali di Biblo e dell'Asia Minore, eccetera, quello viene chiamato fenicio antico. Poi dopo invece c'è un fenicio classico, che è quello attestato da Spassidone, a Biblo, eccetera, le iscrizioni reali di VI secolo, di V secolo, eccetera, quindi fenicio classico. E poi dopo appunto il punico nelle colonie occidentali a partire da dopo il VI secolo a.C. fino alla caduta di Cartagine. Dopo la caduta di Cartagine invece il neopunico. Alcuni trovano, diciamo così, all'interno di queste categorie anche delle sottocategorie, fanno fenicio classico 1, fenicio classico 2, eccetera, ma non credo che in questa sede valga la pena diciamo così di approfondire queste cose. Le iscrizioni di fenicio antico si trovano attestate non solo a Cipro appunto, ma anche in Asia Minore, a Malta. Poi invece il fenicio classico si concentra nella zona orientale, perché nelle colonie occidentali invece appunto diventa denominato come punico. Ecco, questa è la diffusione, una piantina, diciamo così, della diffusione. Si vede già all'inizio appunto del nono VII secolo, non solo nella costa fenicia si trova attestato, ma anche qui c'è Karatepe, Zincirli, ci sono queste zone dei regni dell'Asia Minore, insomma, della Cilicia. Poi a Cipro, nelle isole dell'Egeo, eccetera, a Malta, in Sicilia nella zona ovviamente occidentale, perché la zona orientale invece era di competenza, diciamo così, greca, Cartagine, ecco qui abbiamo Cartagine, nella Sardegna ricordo Nora, no? E poi nella zona della Spagna meridionale. Ecco, queste sono le iscrizioni, diciamo così, più note. Questa qui è quella di Zincirli, che sta anche nel portale. Quando voi andate proprio nella pagina principale, ogni tanto riesce fuori tutte le Zincirli. Ecco, questa è fenicia, ma il re, che come vedete, da dove proviene non è fenicia. Questa invece è la più antica iscrizione da Cipro, c'è un
un piatto e dà caratteri antichi. Questa è l'azione di Nora che avevo appena citato, come non so se riuscite a vedere, ma c'è questo scimmio, questa E che non ha caratteri di costività tali da poterla definire come punica. E questa è la statua di Astarte, di El Carambolo, che adesso si trova a Siviglia, e qui non si vede, in questa foto non si vede, ma qui nel suo nello tabello, diciamo, c'è un'iscrizione fenicia. Qui non si riesce a vedere perché è di bronzo scavata, quindi, però anche questa è un'iscrizione fenicia e non punica, insomma, e si trova in Spagna meridionale. Poi invece, dopo appunto il VI secolo, e qui ho fatto alcune lettere le più evidenti, diciamo così, nel loro cambiamento di corsività, l'Aleph dà dei caratteri molto schematici, invece accenna ad allungare il verticale. Questi due, che prima erano due tratti molto netti, diciamo così, ad angolo acuto, diventano o un pochino tondi per la corsività, oppure si spezzano in due tratti, uno taglia taglia il segno verticale, l'altro invece rimane soltanto da una parte. Qualche esempio, poi dopo lo vediamo, qualche esempio nel sito. Anche la E, come vedete, dai tre tratti molto separati, comincia ad avere il primo tratto unito al tratto verticale in maniera corsiva, e gli altri due si separano, poi dopo diventerà addirittura uno solo, quasi a diventare un'arca moderna. La Tau anche allunga di molto il segno verticale, e tipicamente punica è il taglio a metà della T, no? Il taglio dell'orizzontale così. Di solito nel fenicio questo taglio non c'è, rimane solo da una parte, o è un taglio ma senza molto lungo, oppure rimane solo da una parte. Ecco, si sviluppa a Cartagine, quindi in Tunisia, ma poi dopo la troviamo spesso nel Baleari, in Spagna, anche in questa zona qui dell'Africa settentrionale, in Sicilia, Mozia, a Malta, in Sardegna, diffusissima, in tantissimi altri luoghi. Queste sono le iscrizioni, come vedete i tratti sono più cortili, questa E, questo Coffa, anche con non è più. Forse qui si vedono di più questi tratti di cortilità, con queste lunghe, la S molto allungata, vedete? Allora, questa è di Cartagine, no, questa è un'iscrizione da Malta, questa è un'iscrizione di Cartagine, si vedono questi tratti molto allungati, no? Questa è un'altra iscrizione dal Tofet di Cartagine, e questa invece è un'iscrizione da Mozia. Per arrivare all'ultimo momento della diffusione, dopo la caduta di Cartagine, dicevo, la scrittura si evolve ancora di più, diventa ancora più corsiva e spesso schematica. I segni a volte addirittura si confondono, perché vengono, ad esempio anche la Het oramai è diventata con tre segni verticali e quindi si confondono con altri segni che vengono rappresentati solo in verticale. Anche la Bet, se torniamo a una Bet, questa è una Bet estremamente classica, ma se voi vedete la Bet è questa è una Bet estremamente classica, testa triangolare, un segno, poi la curva, poi piano piano questo segno e la curva diventa più a virgoletta, sempre più corsivo, e poi dopo si perde nel neopunico, alcune volte si perde completamente la testa. Ci sono accettazioni in cui c'è solo la virgola, non c'è più la testa della bestia. E ovviamente quando si arriva alla nunna, la bestia, la tau, fatti tutte più o meno con questi tratti corsivi, no? Quindi una bestia così, quando perde la testa, è molto simile alla rescia, la tau, la nunna, diventa un po' problematica. Addirittura la mem si può confondere con la alef, perché ha subito questo sviluppo così costituzionante dell'allungamento, e il mare, diciamo così, le tre onde tipiche della mem, no?
sono comparse, è rimasto soltanto un po', e si è andata a confondere con l'Aleph, il quale tratto, appunto, dicevo, quelli due tratti che facevano l'angolo acuto, un tratto ha iniziato ad allungarsi e l'altro è diventato sempre più piccolo fino a scomparire, quindi abbiamo soltanto due tratti. E questo è una cessazione, un'infezione neopunica molto interessante, perché in questo caso si tratta di una bilingue latino neopunica. Questa proviene da Alexis Magna ed è famosissima, quella del teatro, della dedica appunto del teatro, dove ma ce ne sono molte, ce ne sono decine di iscrizioni bilingui neopuniche latine, perché lì oramai si fanno i romani, addirittura l'imperatore veniva da là. Passiamo al secondo momento, diciamo così, di questa presentazione. Allora, abbiamo fatto la scrittura, adesso facciamo la lingua. La lingua ricalca bene o male, diciamo, il momento geografico della scrittura, ma è ovviamente un'altra cosa. In senso stretto, anche qui la lingua fenicia viene denominata per la popolazione che abita nella striscia, appunto, delle città fenice successivamente al XII secolo avanti Cristo. Che cosa parlassero prima? Probabilmente parlavano una lingua del tutto simile, ovviamente, anche appunto le scrizioni proto-cananee, eccetera, però per definizione viene detta cananea, la lingua precedente, cioè la lingua del Tardo Bronzo, ma è un parente stretto, cioè è una divisione che viene fatta più per criteri di tipo appunto di un insieme di divisioni socio-politiche, eccetera, più che di specifica linguisticamente un'altra lingua. Noi conosciamo la lingua parlata da queste popolazioni precedenti il XII secolo a.C. prevalentemente dalle glosse che sono state trovate nelle lettere di Ferrella Magna. Le lettere di Ferrella Magna sono le lettere in arrivo, così forse vi annoiate già, non sapete però, per chi non lo sa, sono le lettere di arrivo, cioè la corrispondenza in entrata trovata presso l'archivio del faraone, il quale appunto riceveva le lettere dei vari re a lui sottomessi della Palestina. Quindi queste lettere erano scritte in accadico e però ogni tanto contengono delle cosiddette glosse, cioè c'era un segno tipo un sumerico, un logogramma, eccetera, c'erano due cunei. In obliqui, e poi seguiva la spiegazione di quel segno, ma la spiegazione che non era in accadico, era foneticamente accadico, cioè si adoperava i segni accadici dal punto di vista fonetico, ma si inseriva un termine che era proprio cananeo, direbbero, o fenicio, insomma, adesso dipende da come appunto vogliamo definire queste lingue. Siccome siamo nel XIV secolo, nei libri, come troverete, è cananeo, però è il progenitore del fenicio, insomma, non è tanto lontano. E questo ci porta appunto a dire anche un'altra cosa: come facciamo a sapere la pronuncia del fenicio, perché come vi dicevo il fenicio, la scrittura, avevamo visto, è strettamente consonantica. Il fenicio noi lo conosciamo perché abbiamo le parentele linguistiche, cioè noi conosciamo la famiglia a cui appartiene, sappiamo che è una lingua semitica, che è una lingua nord-occidentale e appunto cananea, che appartenente a questa famiglia delle lingue semitiche che hanno un tratto distintivo rispetto all'aramaico, che è quello del passaggio della O accentata in vocale aperta, il contrario, la A accentata in vocale aperta, la A lunga, ma anche la breve accentata in vocale aperta, in O. E questo viene chiamato appunto dalle grammatiche in inglese shift cananeo, e quindi sia l'ebraico sia
altre lingue meno accettate, ma fondamentalmente l'ebraico e il fenicio hanno questo shift, hanno questo cambiamento, l'aramaico no. E quindi si viene suddivisa, diciamo, in due le lingue nord-occidentali, la famiglia cananea e la famiglia, diciamo, dell'aramaico. E questo è uno shift tipico, appunto, del ferro, perché l'ugaritico ancora non ce l'ha, nonostante sia nord-occidentale e semitico, ma è del 14 secolo avanti Cristo, 13 secolo avanti Cristo, però diciamo composibile per certe cose, e sembra non avere questo shift. Un altro cambiamento, diciamo, per cui il fenice è diverso rispetto alle lingue di secondo millennio, è un consonantismo ridotto. Le lingue di secondo millennio, sia delle iscrizioni proto-cananee, ma anche l'ugaritico, hanno più consonanti del fenice. 27 dell'ugaritico, perché 3 sono stessa consonante con vocale. Invece nel fenice ce ne sono solo 22. Dicevo, la lingua è conservativa perché è strettamente consonantica. Come facciamo a... l'avevo messa? Dov'è che l'avevo messa? Non l'avevo messa come si faceva... Ecco, è questo che volevo farvi vedere, lo anticipo perché l'avevo accennato. Come facciamo a sapere il vocalismo? Ecco, ne ho già accennata una possibilità, quella delle glosse cananee delle tavolette di Serra e la Marna. Ci attestano una vocalizzazione perché sono scritte in accadico. L'accadico è vocalizzato e quindi noi possiamo sentire anche, diciamo così, la pronuncia delle vocali. Ovviamente le glosse cananee di Serra e la Marna sono poche e sono in teoria fuori tempo, perché sono precedenti in fenice. Però essendo appunto parente stretto, eccetera. Poi ci sono le parentele linguistiche, anche se bisogna stare attenti, perché l'ebraico, ad esempio, è un parente anch'esso dell'aramaico, poi è un parente anch'esso del fenicio. Entrambi, sia l'aramaico sia l'ebraico, svilupperanno, ma anche lì siamo fuori tempo, perché dopo, in questo caso, un vocalismo, cioè attesteranno nei loro scritti un vocalismo, ma siamo fuori tempo, perché questo lo faranno dopo, no? Col siriaco, con i medievali, insomma. Altra possibilità sono le bilingui che abbiamo visto prima. Se io trovo un nome scritto in greco o in latino o in etrusco, visto che abbiamo quelle due laminette trovate, eccetera, e ovviamente lo trovo attestato scritto in bilingua anche in fenicio, e se la lingua, l'alfa della bilingue, contiene le vocali, ovviamente io posso fare, entro certi limiti, una possibilità di vocalizzazione. Anche lì bisogna stare attenti perché, diciamo, le iscrizioni che stanno all'interno del tempo corretto, tipo appunto le laminette di Pirgi, sono pochissime. La maggioranza sono appunto le iscrizioni bilingue quando oramai il greco si era affermato o il latino si era affermato. Quindi siamo molto tardi, sono bilingui che dal 4 secolo avanti Cristo con il greco, oppure ben dopo. La bilingua che abbiamo visto prima è del 2 dopo Cristo, quando oramai il fenicio sì, era parlato in quelle popolazioni, ma non era più adoperato, diciamo, come scrittura in maggior parte, per niente, era già del tutto scomparso. Altra possibilità sono le opere dei classici, quando riportano le cose che, secondo appunto nelle opere dei classici, hanno fatto i fenici, e allora delle volte trascrivono, c'è il più famoso di tutti, appunto, è il Fenus di Plauto, in cui ci sono appunto il cartaginese che parla, fa il dialogo, c'è il dialogo in latino, però ogni tanto c'è il dialogo tra di loro in lingua loro, e quindi in latino c'è questo dialogo, e si capisce un granché, perché non è latino appunto, ma è punico secondo Platone.
però è scritto con i caratteri latini e quindi con tutte le vocali. Qui abbiamo, ho presentato alcuni proprio frammenti, ad esempio visto Barot nelle opere di Fabio Giuseppe. Fabio Giuseppe racconta che cosa è successo in Israele, nella storia dell'antichità giudaica, che Salomone ci ha fatto alleanza con il Tobau. Noi i nomi dei re li conosciamo in fenicio, ma consonantico, ma in questo caso Fabio Giuseppe ci dice il Tobau. Allora noi possiamo sapere che quello che è attestato in fenicio consonantico è possibile vocalizzarlo in un certo modo. Mut appunto per il dio Mot, Yomilku per Yahumilk, ovviamente è una trascrizione, diciamo così, fonetica relativamente precisa, proprio perché il latino e il greco non contengono, hanno adoperato quei caratteri per scrivere altre cose, per scrivere le vocali. Quindi ad esempio la S di Ghe, no? Yahumilk non ce l'hanno, e quindi qua non è riportata, però la vocalizzazione O lunga ci fa capire che probabilmente è il dittongo AU abbreviato, questa è un po' l'idea. Torniamo alle denominazioni, anche qui molto velocemente la lingua fenicia e la scrittura fenicia, diciamo, vanno di pari passo per convenzione. Il fenicio, come ho già detto, è la lingua della madre patria orientale. Dopo il VI secolo, però, nelle colonie sottomesse a Cartagine, la lingua viene chiamata punico. Quindi non solo i caratteri subiscono, quindi la scrittura subisce un certo tipo di evoluzione, ma anche la lingua. Ad esempio, nel punico, spostandosi dalla zona orientale, si comincia a non pronunciare più bene e quindi ad esserci una confusione, diciamo così, un indebolimento della distinzione tra laringali e faringali, si confondono, le laringali non vengono più pronunciate in maniera del tutto distinta dalle faringali, cioè la alef e la e, che sono laringali, sono più profonde, si distinguono, non si distinguono più bene con la et, ad esempio, e quindi comincia ad esserci confusione. Un'altra cosa è che mentre nel fenicio di solito la nun è sempre assimilata, adesso non mi viene un esempio in italiano, vabbè, un'assimilazione di la n è una consonante facilmente assimilabile alla consonante successiva, per cui in più un'altra parola che inizia per consonante e vengono messe insieme, mattant viene fuori. Il fenicio quindi non scrive la nun, perché si assimila alla consonante successiva e scrive solo la consonante successiva. Nel punico invece si distingue nella scrittura questa consonante e riposa fuori la nun che esiste. Così come il neopunico è venuta la scrittura, oramai siamo nel secondo secolo, dal secondo secolo avanti Cristo in poi, così anche la lingua si evolve e viene chiamato tardo punico, quindi neopunico la scrittura, tardo punico la lingua. Le faringali e le laringali non si sentono più, non vengono più scritte, c'è confusione e soprattutto inizia l'uso delle maledizioni, cioè proprio la alef viene adoperata come vocale e non più come laringale. Questo l'abbiamo fatto. La documentazione, e così poi vediamo il sito e finiamo. La documentazione, dicevo, noi si può partire con un fenicio antico attestato prevalentemente a Biblo. A Biblo con alcune piccolissime iscrizioni, una spatola, un cono, eccetera, e poi la grande questione del sarcofago di Achinom, che non vorrei qui aprire più di tanto. Le datazioni di questa iscrizione vanno, diciamo, c'è un'ipotesi di maggioranza intorno al 1000, diciamo così, e due ipotesi di minoranza che però sono contrapposte. C'è l'ipotesi di Garbini che invece la tira su
al XIII secolo avanti Cristo, l'ipotesi di Kant, che invece la tira giù e la pone posteriormente alle scrizioni di Elibal, Cilibal, eccetera, che poi dopo vediamo, quindi addirittura all'VIII secolo. In ogni caso, per comunicare, diciamo, scientifica, le scrizioni più antiche sono quelle di Biblio. Il dialetto di Biblio, anche proprio come lingua, nei pronomi, ad esempio, nei suffissi pronominali, è diverso dal fenicio, è più arcaico e pertanto ha il pronome zu, come zu del proprio semitico, eccetera. Per cui, diciamo, l'inizio, il fenicio antico, prima fase, è quello di Biblio. Poi il fenicio sempre antico, ma già, diciamo, più diffuso, si trova attestato appunto non solo a Biblio, dove sta questo pallinetto e quello precedente, ma comincia ad essere attestato anche altrove, nelle iscrizioni che avevo già detto, citato prima, Caratepe, Vincili, eccetera, a Cipro, e poi a Cartagine, la Nora, abbiamo visto, e qui c'è la Sacra di Sevilla e qualcosa anche a Malta. Queste iscrizioni, come già avevate visto prima, non solo nella scrittura ma anche nella lingua, non hanno quei caratteri così distintivi, diciamo, da poter essere considerati diversi dal fenicio. Quindi è sempre fenicio classico, un fenicio antico. Poi invece il fenicio classico, che alcuni suddividono addirittura in due, diciamo, è prevalentemente attestato nella zona orientale, con molte iscrizioni reali a Sidone, a Biblio, ad Amritz, ad Acco, qui non ci sono iscrizioni reali, a Dor, a Sarta, cioè in tutta la costa della Palestina, addirittura fino in Samaria anche abbiamo delle iscrizioni in fenicio, quindi si vede che oramai era andato nel V secolo, era arrivato fino alla Samaria. Questo è un problema di lo storico, ma non c'è il tempo. E poi in Cipro, poi si inizia a diffondere anche in Egitto, dal VI secolo, diciamo così, anche in Egitto e nelle isole dell'Egeo. In questo periodo, cioè VI, V, IV secolo avanti Cristo, l'Occidente non c'è più il fenicio, perché è iniziata quella distinzione di cui avevo già detto prima, e quindi si chiama, qui siamo, rispetto a questo siamo orizzontali dal punto di vista cronologico, ma l'Egitto nella parte occidentale lo chiamiamo punico. E quindi c'è Cartagine, c'è le zone dell'Italia, ci sarebbero anche le isole Baleari, la Spagna, forse qualche puntino l'ho dimenticato, ma siamo a migliaia oramai di iscrizioni, la maggioranza a Cartagine ovviamente, che purtroppo non sono particolarmente ricche di lingua, perché nella maggioranza dei casi sono quelle del popolo. Quindi sono iscrizioni votive, dedicatorie al Dio Balamon e alla Dea Danis, alla Signora Danis, perché ha ascoltato la sua voce, o poco più, insomma, queste sono le attestazioni, ma si comincia a diffondere appunto in tutta la zona dell'Africa, nella Libia, anche qui nell'Algeria, nel Marocco, nella Tunisia, eccetera. E poi ce ne sono moltissime appunto anche in Sardegna e in Sicilia. Invece dopo, dopo la non ho messo il neopunico, va bene, ma è uguale, perché il neopunico, cioè la diffusione del tardo punico, corrisponde alla diffusione della scrittura neopunica, e si concentra molto di più nella zona della Tunisia fondamentalmente, cioè si sviluppa nella Tunisia nelle parti interne, e poi qui in Algeria, nella Tripolitania, dove appunto all'Esmani abbiamo varie decine di iscrizioni. Ecco, questo più o meno è la parte che io volevo presentare come sviluppo, diffusione e caratteristiche della lingua. L'ultimo quarto d'ora invece, chiudo la presentazione, volevo soltanto, ma questo prevalentemente anche per avere da voi
sotto di fare no. Sì. Volevo soltanto presentare un pochino quello che con l'aiuto almeno siamo riusciti a mettere nel sito, anche se questa effetto nel mio computer se il video si è contratto, quindi non c'entra più la pagina dentro una pagina, non so, quindi si è contratto il video, stavano i punti sono diventati di meno, ma vabbè, questo fa parte, e vedere qualche risorsa. Allora, la prima pagina ovviamente è un riassunto molto breve di ciò che ho presentato qui nel seminario sulla distinzione del che cos'è la lingua, la scrittura fenicia, poi se si va sulla lingua c'è altrettanto sulla lingua fenicia. La cosa più interessante è che nel sito ci sono i caratteri, ecco, e quando dicevo appunto ci sono 22 caratteri, così come ho detto nella presentazione, qui abbiamo messo, dico abbiamo, perché veramente abbiamo fatto un video, non da solo, abbiamo messo questa leggenda dei caratteri, in cui qui c'è la trascrizione e poi ci sono le varie evoluzioni, dal fenicio antico al fenicio, al punico, al neopunico, e quindi uno le ha così in parallelo e riesce a vedere l'evoluzione dei caratteri, come ad esempio vedete, no? Qui l'evoluzione del taglio verticale, del si perde l'angolo, si sviluppa sempre di più questo segno il superiore, diciamo. Poi anche il Dalet, ad esempio guardate questo Dalet come perde completamente nel neopunico la testa, come la Best, no? L'evoluzione della Che anche è particolarmente sintomatica, in cui i tagli così netti cominciano o ad avere questa... Questo è un po' strano, la leggenda sta giù in fondo. Eccola qua, allora la colonna numero 1 è la trascrizione per leggere, e poi la fenicia antica di Biblo appunto, e poi due colonne di fenicio provenienti, una da Caratepec, quella che si vede qua, quando si fa fenicio si vede qua, eccola, questa scrittura qua, e l'altra era invece delle iscrizioni reali. Che sono un pochino più tarde, le sezioni reali di Biblo. Poi invece il punico da Cartagine e l'ultimo invece il neopunico, questa è la leggenda. E altri caratteri particolarmente, ecco l'evoluzione della CAC, che sarebbe il palmo della mano, che poi dopo si allunga, e questa è molto antica, senza il tratto verticale, questo tratto verticale di solito è più profondo, poi dopo si cominciano a perdere i tre tratti e si apre nel punico, e questo diventa anche molto simile a Val, e poi si confondono appunto verso la fine, ecco la Mem molto simile all'Alef, eccetera. Ecco, abbiamo fatto questa tabellina. Poi gli esempi di scrittura, questa è un'iscrizione composta su una statua fenicia, probabilmente la statua fenicia è la statua egiziana, l'iscrizione è fenicia, l'iscrizione questa qui è fenicia, dopo un'ora si perde i conti, l'iscrizione fenicia, la statua egiziana probabilmente è un importo, tant'è che abbiamo addirittura il nome del faraone, appunto, no? Probabilmente è stato un acquisto dei fenici, sì, è un acquisto. L'iscrizione ovviamente dirà come è possibile immaginare che questa è la statua che ha fatto Elibal, cioè che ha ovviamente non l'ha fatta lui, ma fa parte delle celebrazioni del re. E qui appunto ho presentato le sezioni che iniziano di qua, piano piano scivola, arriva fino di qua, poi un altro pezzo continua, poi c'è una stessa riga che ora si vede qua sotto, si riesce a vedere bene, lì va al, però insomma poi il resto è ricostruito, ed è una
una dedica alla dea, alla Baalat, di Billo, come diciamo con una formula poi di benedizione usuale che prolunghi i giorni. E poi ho messo, mi sembrava doveroso, mettere la lametta di Pisi, così fa da Pannan a chi vuole fare l'Etrusco, si va a vedere, se andiamo nella parte dell'Etrusco, troviamo anche la parte dell'Etrusco, che è in trascrizione, in caratteri appunto latini, e poi dopo in traduzione. Ecco, qui abbiamo, come vedete, no, il nome del re, che poi qua invece è vocalizzato, perché noi abbiamo la parte etrusca che ci dice la vocalizzazione, qui invece riporta solo la parte consonantica, l'unica è questa qui che ha valore, diciamo, no? E l'ultima è la descrizione che vi ho presentato anche nel PowerPoint, qui si vede un pochino meglio perché è un po' più grande del PowerPoint. L'iscrizione neopunica è questa sotto, questa qui, ed è molto interessante perché abbiamo ovviamente la versione anche latina che riporta, cosa che invece non fa l'iscrizione neopunica, non riporta l'imperatore di Settimane. E questo è un fenomeno abbastanza comune, ad esempio non è solo di questa zona, i sovrani locali che sono sovrani in casa loro, ma sono sottomessi a un maggiore re, diciamo così, a un grande re in terminologia di Tardo Bronzo, cioè il re e il gran re, loro nella loro terra si fanno chiamare re, però quando si rivolgono al sovrano, quando c'è possibilità che il gran re legga o eccetera, loro non si applicano a se stessi la qualifica, diciamo così, di re, ma si chiamano in maniera diversa, insomma, anche se c'è che è una bilingue, accadico aramaica, nell'aramaico c'è scritto che lui è re, nell'accadico invece no, cioè a seconda, e beh, a seconda del lettore, è ovviamente, però in questo caso l'iscrizione ovviamente è interessante perché vedete la iscrizione, la parte punica è senza vocali, no? Però invece la parte latina c'è, eccolo qua, abbiamo le vocali, no? Quindi Annibale, diciamo in italiano, diremmo, no, qui abbiamo vocali. Viceversa il latino si è perso la consonante, la E, che non la pronuncia e quindi perfetto. E quindi lui è, con tutti i suoi titoli, è colui che ha fatto, che ha cacciato i soldi per costruire il teatro. Okay. Quindi questa è una neopunica, questa è una fenicio al limite perché siamo, no? Fenicio, no? E questa invece è un antico fenicio. Cercate di fare un po' di tutto. Viceversa, le risorse online, ho 10 minuti, il gioco di questi 10 minuti sulle risorse online, purtroppo non ho trovato una ricchezza di siti, perché probabilmente il fenice, soprattutto il punico, agli americani non interessa più tanto, e quindi non abbiamo poi chissà che cosa. Allora, ci sono dei siti di interesse generale, questo ordine è l'ordine del portale, dei siti di interesse generale, Livius è molto conosciuto per la parte classica e ha però una parte dedicata, proprio perché ha rapporti con la parte classica, una parte dedicata a Cartagine. Partendo dalla parte dedicata a Cartagine si può poi ovviamente da qui si può partire, si hanno anche informazioni, da qui ho preso, come vedete, l'iscrizione del PowerPoint, e si può andare poi all'interno del sito a trovare altre informazioni, sempre anche riguardo alla scrittura. Questa enciclopedia feniciana c'è veramente di tutto, io l'ho messa perché è enorme, collezione di risorse web, purtroppo è, non è criticamente fatta, cioè è il solito discorso,
non c'è scelta, per cui uno ci va sopra e dice che bello, ci stanno 10.000 cose, sì, però in mezzo a 10.000 cose, ecco, sono 1.600 pagine di risorse, oltre 1.000.000 di visitatori, cioè, il problema bisogna stare attenti perché all'interno delle 1.600 pagine ce ne sono alcune buone ed altre cattive, però ce ne sono anche di buone, quindi ecco, dicevo, c'è storia, c'è geografia, c'è religione, c'è questo come interesse generale. Documenti online, ci sono due liste accessibili in full text, quindi sono interessanti. Una, questa penso che sia fondamentale, per lo studio del Fenicio, perché Siria è la francese e loro hanno scavato tantissimo i francesi, quindi moltissime iscrizioni, quindi ricevono la loro edizio princeps su questa rivista qui. Ed è accessibile, come vedete, dal 20 fino alla non è anche arretrata, quindi non voglio dire che fino all'ultimo, eccetera, uno ci va dentro e si vede, ecco, direttamente in full text, si scarica direttamente il PDF. Quindi questo è veramente molto molto importante. L'altra rivista, pubblicità, è studi di grafici linguistici che ringraziamo la Rossella, che insegna qui a Pisa, questo eccetera, dall'84 al 2004, ero già indietro. Io avrei detto 2001, invece addirittura il 2004. È in linea, quindi uno può vedere il numero, ad esempio, pubblicità ovviamente, Paolo Merlo, se vuole leggere un articolo di Paolo Merlo, ci clicca solo e si prende il PDF della Merlo senza pagare i diritti a autore, tanto non siamo dati, è un po'. Poi ci sono delle istituzioni, ovviamente molto interessante è questo dell'Algeria Punica, perché è fatto dal CNR, quindi è un'istituzione strana, e qui ci sono molte diciamo anche proprio belle immagini, soprattutto archeologiche in questo caso, ed è un progetto che stanno portando avanti, come vedete, di Scima, del CNR insieme con le istituzioni locali. Questo è un bellissimo scritto, del DOR va bene perché a DOR ci sono. Invece sul materiale didattico c'è un concorrente, tra virgolette, un concorrente non lo dico in senso molto buono, è l'Università di Bologna, che ha fatto una pagina intera, proprio una pagina sui felici, ed è suddivisa e ci sono molti interessanti documenti, perché si possono vedere appunto le fonti greche e latine che parlano dei fenici ovviamente, eccetera. All'interno di questi molti documenti sono tutti autori, questa è una risorsa fatta bene, fatta all'università, gli autori non è come l'enciclopedia fenicia di prima, dove c'è di tutto di più, qui gli autori sono buoni. Su questo brevetti dei fenici il titolo potrebbe essere fuorviante, uno dice che cosa si sarà, c'è la lingua. Il mio ricari, ecco qui, abbiamo Giovanni Gardini, ha scritto un articolo sulla lingua fenicia, perché ovviamente il fenicio deve essere il brevetto della logica, cioè l'invenzione dell'alfabeto, questa è la logica. E quindi lo abbiamo addirittura, qui, ecco, questo è il sarcofago di Escunator. Questo è il sarcofago di Escunator, come vedete, un pezzo ovviamente, della lingua, e abbiamo un articolino interessante sulla lingua semitica scritta dal è completamente ingiustificata la distinzione tra lingua canalice e l'ho detto, l'ho detto. Lo riconosci subito. Sì, beh, è la sua idea, che è così, ma continua a dire le grosse della mamma non sono, non è un'altra lingua, non è una questione di etichette, e le etichette valgono per quanto sappiamo riconoscerle, no?
Cioè, per quanto sappiamo di Conte, la discussione sul passaggio dal tardo Conte al tempo è una discussione generica che ha valenza archeologica, che ha valenza politica, che ha valenza eccetera. C'è chi sottolinea i caratteri di continuità, chi sottolinea i caratteri di discontinuità. Sono veri tutti e due. Sono veri i caratteri di continuità, sono veri i caratteri di discontinuità. Nella lingua probabilmente prevalgono i caratteri di continuità per quanto concerne la lingua. Però l'etichetta vuole che di Fenici uno ne parli dopo. Sì. Quando si cambierà l'etichetta cambieremo. Ah sì, ha aperto un'altra finestra? Sì. Allora, questo si può. Oh, sulle immagini, ecco, sappiate che l'UNESCO ha deciso, questa è stata una scoperta anche mia di poco tempo fa, ho scoperto questa cosa, che l'UNESCO ha deciso che questo potrebbe diventare patrimonio dell'umanità. E quindi, sì, e quindi ha messo, nel 2005 hanno fatto domanda il Libano, ha fatto domanda istituzionalmente all'UNESCO, il Libano ha fatto domanda di riconoscere appunto l'alfabeto fenicio come scoperta, appunto, brevetto. Per parlare in termini del precedente. E allora qui nel sito dell'UNESCO, no, che vuole registrare appunto tutto il patrimonio della memoria dell'umanità, l'alfabeto fenicio fa parte di una delle cose che potrebbero ricevere appunto la registrazione, come vedete, come memoria il patrimonio dell'umanità. E quindi qui si può andare a vedere link to photos, vedete, e qui c'è una serie di foto proprio sull'alfabeto fenicio, quindi si può andare a vedere se c'è l'Ambit, di Abdur, eccetera, e quindi le sezioni di Emilic, e ce ne sono varie altre, c'è cioè, ovviamente Akiram, loro dicono Akiram però, senza canale shift, io direi Akiram però. Il British Museum che ha collezioni di cose fenice, ci cliccate, non lo faccio vedere perché i 10 minuti stanno scadendo. La cosa più importante per il neopunico invece è il sito che ha curato Jongeling, è lo studioso di neopunico più attualmente più produttivo, diciamo così, un anno circa fa, un anno e mezzo circa fa, ha scritto un manuale, un handbook of neopunic inscription. E quindi lui nel suo sito per fare questo handbook ha raccolto le iscrizioni neopuniche e quindi lui le ha messe tutte a disposizione. Quindi uno vuole l'iscrizione neopunica, ecco qua, della Algeria, la può fare una ricerca attraverso dei caratteri di ricerca e c'è una descrizione della bibliografia, questa è l'iscrizione, questa è la trascrizione, è una bilingue. No? E questa è la bibliografia sulla iscrizione. È tutto, diciamo così, il materiale che lui poi dopo ha diciamo infilato nel suo manuale ed è accessibile in internet. Quindi questo è un sito veramente ben fatto, che però contiene solo il neopunico. Fare una cosa del genere per le istituzioni pubbliche sarebbe fantastico. E c'è appunto il Scimma, di cui avevo già parlato prima, che vorrebbe fare anche questa cosa, ma attualmente, io so che è un desiderata, ma attualmente ancora non è funzionale. Il sito anche lo vedo un po' arretrato, perché è fermo a luglio, all'estate, ma vabbè, questo è il sito. Poi c'è il sito dell'Associazione Internazionale degli Studiosi, andiamo in italiano, e qui ci sono appunto informazioni più o meno generiche, come vedete anche sul recentissimo congresso di studi fenici e punici che avverrà, ci sono quest'anno anche ad esempio l'atti della giornata di ricerca che sarà fatta all'Università di Roma. Come vedete qui c'è una serie di informazioni, anche questo non è molto aggiornato. E l'ultimo minuto lo dedico invece a un lavoro fatto da Gregorio De Longorete, che è una bibliografia di linguistica semitica, la quale anch'essa si può scaricare in PDF, c'è la parte Phoenician Phonetic.
Ovviamente però questa è una linguistica generale, quindi sarà utile anche per chi fa le altre lingue semitiche, ma non è perché uno ce la trova e carica direttamente il CDF, è libero. Vabbè, adesso non lo facciamo, ma non vi preoccupate, funziona. E sono decine e decine di titoli che lui ha indicizzato. Queste sono le risorse online. Ultimo, no, scusi, devo rubarvi un altro minuto. Posso? La bibliografia, quella che ho fatto io, è messa in ordine cronologico e qui faccio un appello, perché avrei voluto non metterla in ordine cronologico, cioè partendo dal 1800 fino ad arrivare appunto all'handbook di Diogini, ma l'avrei voluta mettere a gruppi, cioè pubblicazioni di iscrizioni, strumenti di studio, manuali, dizionari e grammatiche, no? E poi libri generali. Avrei voluto fare questi tre, no? Mettere il corpus, il repertorio e come raccolta di iscrizioni insieme all'handbook e ad altre. Poi fare un gruppo di strumenti di lavoro con dizionari, grammatiche, però il portale non me lo ha consentito, cioè non ci siamo, non è desiderata per il tutto. Vi ringrazio per la presenza.